questo nuovo appuntamento con la storia che si ripete ormai da qualche mese ogni martedì. Oggi cerchiamo di analizzare un concetto, direi, abbastanza conosciuto. Do per scontato in un certo senso la conoscenza di quelle che sono le caratteristiche generali dell'Europa tra 1600 e 1700. Andremo ad analizzare quello che è il concetto dell'assolutismo, soprattutto da una prospettiva molto particolare, cioè quella che ci permetterà poi di vedere quali sono gli effetti e direi anche e soprattutto le conseguenze del concetto, di quello che è stato il periodo dell'assolutismo in Europa, soprattutto in riferimento alle conseguenze che poi questo periodo ha avuto nei rapporti tra Chiesa e società tra il 1600 e il 1700. Con il concetto dell'assolutismo, direi, abbracciamo cronologicamente parlando due secoli, il XVII e il XVIII, quindi il 1600 e il 1700, secoli che manualisticamente parlando, dal punto di vista storico, vengono considerati il 600, un po' l'espressione tipica, ma ne abbiamo già parlato, della cosiddetta età del barocco, e poi il XVIII secolo, il 1700, il famoso secolo dell'Ancien Régime. Una caratteristica molto particolare del periodo dell'assolutismo, tra 600 e 700, tra 1600 e 1700, è individuabile in una sorta di humus, cioè di elementi comuni a gran parte dell'Europa, la cosiddetta Europa continentale, dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale ed economico. Un periodo, sempre cronologicamente parlando, che i manuali di storia, direi, non limitano a quello che è esattamente la fine del XVIII secolo, ma con alcune conseguenze che arrivano fino al cosiddetto periodo della Restaurazione, cioè il periodo compreso tra il 1815 e il 1848, ma siamo già in un periodo, direi, fondamentalmente diverso, perché è quello il periodo durante il quale l'Europa, direi, comincia ad assumere il volto della cosiddetta contemporaneità, ma col tempo, direi, ci arriveremo. Quando si parla di assolutismo è importante, in un certo senso, premettere soprattutto quelle che furono le cause che portarono a queste caratteristiche, alle caratteristiche assolutistiche dell'Europa tra 1600 e 1700. Ed una di queste caratteristiche, direi l'elemento scatenante di questo periodo, è un'antica lotta. Sembra strano, ma è così. Direi che fin dal periodo del Medioevo, fin dall'età medievale, l'Europa, è caratterizzata da una vera e propria, contrapposizione, che permettetemelo, in questo periodo probabilmente diventa più evidente, il contrasto si fa molto, molto più evidente. Un contrasto che da una parte vede la monarchia, dall'altra parte vede la nobiltà. E in questo periodo, direi, è decisa la volontà della monarchia, in un certo senso, di assoggettare sempre di più alla corte quelle che sono le diverse espressioni di quello che con un termine molto, molto generale si chiama nobiltà. Monarchia che, soprattutto in questo periodo, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, grazie anche all'enorme sviluppo che si ha dopo la scoperta dei mondi nuovi con il commercio, può, come dire, godere di un appoggio, tra virgolette, inaspettato, cioè la monarchia che cerca di combattere la nobiltà, ma qui uso il termine, direi, specificando questo tentativo da parte della monarchia di assoggettare sempre di più la nobiltà alla corte attraverso un appoggio inedito. L'appoggio inedito è quello della borghesia, che soprattutto in questo periodo si sviluppa in maniera particolare. Chiaramente la borghesia in questo periodo ha un enorme interesse ad appoggiare la monarchia, perché molto spesso gli interessi economici della stessa monarchia si vanno a identificare con quelli che sono gli interessi della borghesia, soprattutto per lo sviluppo del commercio. Il tentativo da parte della monarchia di assoggettare sempre di più a sé la nobiltà trova un punto di riferimento molto importante, cioè il re, i monarchi in questo periodo nell'Europa continentale fanno di tutto per concentrare nelle proprie mani il potere. Non è soltanto, direi, un potere civile, ma poi andrò meglio a spiegarlo, anche un potere, direi, che allunga le mani su quello che è stato, su quello che è per quel periodo il campo prettamente religioso. Direi una qualche espressione
di questo tipo si era avuto già negli anni immediatamente successivi lo scoppio della riforma, l'inizio della riforma protestante, cioè negli anni immediatamente successivi il 1517, quando Martin Lutero direi innesca la scintilla della riforma protestante, quando con l'imperatore dell'epoca, l'imperatore tedesco Carlo V e la pace di Augusta, fu promulgato il principio del cuius regio eius et religio, cioè nonostante direi il problema protestantesimo, il problema riforma protestante fosse tutto interno alla Chiesa Cattolica, il forte nesso che legava già in quel periodo lo Stato e la Chiesa, fece sì che anche l'impero di Carlo V dovesse registrare alcune conseguenze innescate direttamente dalla riforma protestante, quindi il promulgamento, la pubblicazione di un principio che assoggettava al monarca, che assoggettava al re la scelta di quale fosse la religione che il proprio popolo doveva abbracciare, popolo che in un certo senso era vincolato a fare la stessa scelta del proprio monarca, del proprio re. Direi che da questo punto di vista non è soltanto questo il nesso che lega l'espressione dell'assolutismo tra 600 e 700 e quelle che sono in un certo senso le caratteristiche della riforma protestante. Lo stesso Lutero, fra gli stessi protestanti, direi quando slaccia il legame principale con la Chiesa Cattolica, istituzionalmente parlando, ha bisogno di un punto d'appoggio. E questo punto d'appoggio lo trova sicuramente nello Stato. Quindi un primo punto che possiamo fissare in maniera molto chiara è che in riferimento all'assolutismo già ci sono dei precedenti importanti, cioè anche tra i protestanti lo stesso Lutero si appoggia allo Stato e grazie a questo, chiamiamolo così, movimento, il re, il monarca, comincia ad ottenere una certa supremazia all'interno di quelle che sono le nuove chiese protestanti che si sviluppano soprattutto nella seconda metà del XVI secolo. Ma direi lo stesso processo, anche se con caratteristiche diverse, è facilmente rinvenibile all'interno di quella che è la Chiesa Cattolica, nello stesso periodo, soprattutto a partire dalla fine del XVI secolo, quando lo Stato, il monarca, il re, diventa anche in ambito cattolico un punto di riferimento molto importante, cioè diventa l'appoggio, diventa l'espressione istituzionale attraverso il quale combattere l'eresia. Quindi sia i protestanti, sia le chiese protestanti che la Chiesa Cattolica direi inevitabilmente sentono il bisogno di far riferimento al monarca e il monarca nel tempo direi si convince sempre più che è giusto concentrare nelle proprie mani tutte le diverse espressioni dei diversi tipi di potere. E chiaramente per poter concentrare il potere all'interno delle proprie mani bisogna estromettere alcuni strumenti. Direi che soprattutto tra 1600 e 1700, quando si parla di assolutismo, ci sono dei grandi esclusi. Ci sono delle presenze istituzionali che vengono messe fondamentalmente ai margini di quella che è la vita politica europea. Stiamo naturalmente parlando dei cosiddetti parlamenti, stiamo parlando degli stati generali, le assemblee che vengono in un certo senso sempre più emarginate dal monarca, perché adesso il monarca, politicamente parlando, tra 600 e 700, tra 1600 e 1700, gode di un potere, direi, che è ad intra e ad extra, cioè di una espressione di potere interno a quelli che sono i confini della propria regione, del proprio Stato, e anche e soprattutto esterno. Tra 600 e 700, direi che, esternamente parlando, il sovrano si sente sciolto da ogni altra autorità, così come all'interno del proprio Stato. Il monarca concentra nelle sue mani ogni tipo di potere. Dal punto di vista esterno, per quanto riguarda i rapporti con l'esterno, il re non ha nessun vincolo di subordinazione né rispetto al tradizionale imperatore, se parliamo di quelle che sono le caratteristiche dell'Europa centrale, né in riferimento al Papa. Rex in suo regno est imperator, è quasi un po' lo slogan di questo periodo. Così come internamente il monarca gode di una indipendenza, passatemi il termine, dal punto di vista dei poteri, nel senso che non c'è nessun altro potere che sia superiore al sovrano. Il sovrano non è soggetto a nessuna legge.
il sovrano concentra in sé una sorta di uniformità amministrativa, cioè il sovrano in questo periodo accentra tutti i poteri nelle sue mani, e sopra al sovrano non esiste nessun'altra espressione legislativa. Nos qui sumus supra ius, cioè noi qui siamo addirittura sopra il diritto, sopra ogni tipo di legge. Da questo punto di vista non sbagliamo sicuramente se consideriamo ogni regno del periodo dell'assolutismo una vera e propria proprietà privata del sovrano, perché in questo periodo nelle mani del sovrano, direi, confluiscono i tre tipi di potere, cioè esiste il potere giudiziario, il potere economico, il potere militare. Queste tre espressioni di potere, direi tradizionalmente suddivise all'interno dello stesso Stato, da questo momento in poi sono concentrate nelle mani del sovrano, che, voglio direi sottolinearlo in maniera particolare, non ha collaboratori in questo periodo. Il re ha soltanto esecutori, e quindi da questo punto di vista anche le leggi nell'ambito dello stesso Stato diventano, tra virgolette, molto fluide, nel senso che le leggi sono soprattutto indicazioni di servizio, cioè precetti giuridici che il monarca può modificare così come ritiene più opportuno. Attenzione, siamo in un periodo durante il quale questo modo di fare, direi questa superficialità legislativa, se è così possibile definirla, sarà un po' la premessa, sarà un po' come dire, l'antifona ad una riflessione molto, molto più profonda che colpirà l'Europa nello stesso periodo, cioè il lassismo, una sorta di una sorta di lettura superficiale di quella che è la moralità. Direi siamo con il lassismo nel periodo immediatamente precedente al giansenismo, ma argomenti, quelli del lassismo, quelli del giansenismo, che riguardano soprattutto la riflessione filosofica dell'Europa in questo periodo, anche se nei confronti del giansenismo, o perlomeno il giansenismo sarà direi un altro dei grossi problemi della Chiesa, soprattutto nel Settecento. In ultimo, come caratteristica dal punto di vista politico dell'assolutismo, è importante ricordare che sul concetto, cioè sul fatto che il re consideri ogni suo regno una vera e proprietà privata, si gioca anche un'importante partita, se mi passate il termine, cioè la partita delle eredità. Politicamente parlando, le eredità sono, direi, una vera e propria carta d'identità della potenza del singolo re nell'Europa in questo periodo. Il re è libero, direi, anche nel gestire, ma soprattutto nel lasciare l'eredità a chi lo stesso ritiene opportuno lasciare. D'altronde, letto in maniera diversa, questo stesso modo di fare del monarca apre, direi, la porta a tutte quelle che furono le lotte, le contese che agli inizi del Settecento si registrarono soprattutto in Spagna, in Polonia e in Austria. Abbiamo visto un po' quelle che sono state le cause dell'assolutismo, abbiamo cercato di analizzare in maniera molto, molto ampia il significato politico dell'assolutismo. Dal punto di vista sociale, poi, è altrettanto importante ricordare che l'assolutismo determina una vera e propria frattura dal punto di vista sociale, perché quando si parla di assolutismo tra 1600 e 1700, soprattutto nel Settecento, cioè la società dell'Ancien Régime, non si può fare a meno di ricordare che quella dell'assolutismo nel Settecento è stata una società basata su un concetto molto, direi, delimitato, ma soprattutto ben preciso, cioè il concetto del privilegio. E qui, direi, cominciamo anche ad agganciarci su quelli che sono i risvolti, come vi dicevo all'inizio, del periodo assolutistico in riferimento a quella che è la storia della Chiesa. XVIII secolo, età dell'Ancien Régime, periodo dell'Ancien Régime, il concetto di privilegio, un concetto concesso ad alcuni. Saremmo più precisi se dicessimo che il privilegio è concesso a pochi, se non addirittura a pochissimi, ma nel contempo lo stesso concetto di privilegio è un concetto negato ad altri, ma da questo punto di vista dovremmo essere altrettanto precisi per dire che il privilegio è una realtà, un riconoscimento che si nega a tantissimi altri. La società dell'Ancien Régime è stata questa nel Settecento, cioè una società fortemente
caratterizzata da una presenza di nobiltà, la presenza della nobiltà, i nobili a corte, la cui etichetta, direi, derivava da due caratteristiche ben precise, o per discendenza, quindi per casato, l'etichetta nobile passava di generazione in generazione, oppure per chi, tra virgolette, si fosse come dire, ritenuto abbastanza fortunato da poter acquistare il titolo nobiliare, poteva come dire, ottenere dei privilegi sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista giuridico, che dal punto di vista economico. Privilegi sociali, privilegi giuridici, privilegi economici che avevano, direi, dei risvolti molto chiari all'interno della quotidianità. Cioè, quando si parla dell'assolutismo, quando si parla dei privilegi, quando si parla dell'ancien régime, fare, secondo me, degli esempi molto, molto pratici è un percorso, direi, abbastanza obiettivo per dar conto di quello che è stato veramente il significato del privilegio e quello che il privilegio ha significato in quel determinato periodo. Uno degli ambiti sociali all'interno del quale il privilegio, direi, era particolarmente evidente era il cosiddetto esercito. Naturalmente i privilegiati, i nobili, potevano avere un accesso a delle determinate cariche, a dei determinati incarichi all'interno dell'esercito, preclusi ad altri che non fossero stati dei nobili. E chiaramente, direi, l'argomento esercito è un argomento molto delicato, ma soprattutto molto importante per la stessa nobiltà, perché l'esercito è quello spazio sociale all'interno del quale il nobile può in un certo senso dimostrare qual è il suo grado di devozione nei confronti della monarchia. D'altronde, direi, essere dei privilegiati, d'altra parte, favoriva il fatto che i nobili fossero un vero e proprio peso per la società. La nobiltà, il privilegio, è una vera e propria fonte di ozio in quel periodo per la società settecentesca, ma direi una etichetta da far vedere e da mostrare in maniera evidente all'interno della quotidianità, non soltanto attraverso il vestiario, non soltanto, direi, il diritto di poter occupare dei posti anche in chiesa. C'erano, per esempio, ci sono di questo periodo degli statuti capitolari del Settecento che prevedevano che in determinate celebrazioni liturgiche il capitolo cattedrale si facesse trovare dinanzi alla chiesa cattedrale all'arrivo dei nobili e fossero gli stessi membri del capitolo ad accompagnare i nobili ad occupare uno spazio loro riservato all'interno della cattedrale, così come per esempio è tipico del periodo dell'assolutismo del Settecento la fastosa etichetta di corte, cioè il lusso sfrenato che il vivere nelle immediate vicinanze del monarca dava ai singoli nobili. Nei confronti proprio dei nobili, il monarca nel Settecento attua una vera e propria manovra politica. L'abbiamo già affermato all'inizio, cioè del Settecento, e soprattutto del Settecento, il tentativo da parte del monarca di assoggettare, cioè di rendere sempre più dipendente dalla corte tutti questi nobili, perché è di questo periodo il tentativo di accentrare nelle mani del monarca ogni forma di potere. Allora, il privilegio serve al monarca in un certo senso per abbagliare la nobiltà, per meglio controllarla, direi staccandola dalla gestione della terra. La gestione della terra è un po' l'ambito economico privilegiato della nobiltà, direi abbagliandola con il privilegio, staccandola dalla gestione della terra, nel contempo impoverendo la nobiltà, e in questa maniera rendere i nobili sempre più dipendenti dalla stessa corte. Questo perché? Perché non appartiene, direi, anche storicamente parlando, non appartiene ai nobili nessuna attività manuale. Il sistema dell'assolutismo sarà, direi, rivoluzionato, se così possiamo dire, soltanto con la rivoluzione francese alla fine del Settecento, quando gli eventi rivoluzionari in un certo senso ribalteranno il concetto di privilegio. Una differenza, un privilegio, direi, evidente nella quotidianità del Settecento, anche per esempio dal punto di vista giuridico.
i nobili potevano essere, come dire, giudicati attraverso una diversità di foro, cioè i nobili potevano essere giudicati solo dai loro pari ed erano previsti addirittura delle diversità di pene, delle diversità di condanne. Faccio per esempio degli esempi molto, molto pratici. Se qualcuno si fosse permesso di bestemmiare in pubblico, se fosse stato un nobile, era prevista solo ed esclusivamente una condanna di 50 scudi. Se fosse stato recidivo, questa condanna, per esempio, veniva raddoppiata. Completamente diverso, direi, la condanna o il trattamento previsto per chi nobile non lo era. Di fronte ad uno stesso reato, diciamo così, di bestemmia, erano previste delle pene molto più dure, o perlomeno molto più evidenti per la società di quel periodo. In una prima fase il bestemmiatore, direi, veniva condannato con le mani legate davanti alla chiesa. Se fosse stato recidivo, prendeva le frustate e doveva girare per l'intera città. Addirittura in alcuni casi si poteva arrivare a perforargli la lingua e a condannarlo in galera. Un privilegio, direi, che tutelava i nobili anche dal punto di vista economico. I nobili che vivono a corte, coloro che sono etichettati con il privilegio, sono esenti dal pagamento delle tasse, e questo, direi, la dice un po' lunga su quella che è la gestione economica di quel periodo. E nel momento in cui anche la Chiesa, direi, era esentata dal pagamento delle tasse, i nobili erano esentati dal pagamento delle tasse perché privilegiati, chiaramente il peso fiscale, il peso economico di quel periodo chiadeva tutto sul terzo stato. Espressioni tipiche queste del privilegio, permettetemelo, di quelli che erano gli antichi diritti feudali, che in alcune zone, in parecchie zone, l'Europa si portava ancora dietro fin dal Medioevo. Basti ricordare che soltanto nel nostro mezzogiorno bisognerà attendere il 1804 e un certo Napoleone Bonaparte perché il feudalesimo venga definitivamente, direi, cancellato. Il privilegio. Siamo in un periodo durante durante il quale il privilegio è una realtà di fatto. Chiaramente una espressione della società di quel periodo anacronistica, però direi il punto di riferimento sul quale la monarchia punta moltissimo. Il divide et impera è un po' il principio filosofico alla base di questo modo di fare della società assolutistica, un principio, un modo di fare che comincerà in un certo senso ad entrare in crisi quando a 700 inoltrato, con la rivoluzione francese che affermerà i principi della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, quello che era un privilegio che si poteva ottenere o per casato o acquistandolo, dovrà fare i conti con la diffusione di una cultura, permettetemelo anche, di una filosofia molto più attenta alla dignità della persona e soprattutto all'uguaglianza del singolo. Se dovessimo, direi, concentrare il concetto, potremmo tranquillamente affermare che quello che è all'antico privilegio di sangue, se così possiamo dire, che era il privilegio secondo il suo significato più antico, va a, a sostituirsi invece un altro concetto di privilegio che si lega moltissimo a quella che è l'abilità personale. Un ultimo aspetto, quello che significò il privilegio in ambito economico e soprattutto quali furono gli aspetti dell'assolutismo legati all'economia. Siamo in un periodo durante il quale, direi, l'economia tra 600 ma soprattutto nel 700, anche in conseguenza di quelle che furono le scoperte, quindi i rapporti economici che si instaurarono in quel periodo con il nuovo mondo, siamo in un periodo durante il quale, direi, il punto nevralgico della politica europea non ha una natura tipicamente politica, quanto soprattutto economica.
è il periodo del cosiddetto mercantilismo, è il periodo durante il quale paesi come la Francia, come l'Olanda, come l'Inghilterra cominciano a come dire, espandersi, cominciano ad ottenere dei primi traguardi economici molto importanti e non soltanto in Europa. In Europa, per esempio, questi sono gli anni del cosiddetto Re Sole, di Luigi XIV, dell'egemonia europea della Francia. Sicuramente non secondaria alla Francia è la politica economica messa in atto in quegli stessi anni da Olanda ed Inghilterra, che sono un po' i due stati, le due nazioni che la fanno da padroni sia sul mare e sia per quanto riguarda gli imperi coloniali, in riferimento al commercio delle materie prime. Chiaramente, anche dal punto di vista economico, in questo periodo si afferma con evidenza una politica imperialistica molto, molto decisa, che non guarda tanto, non si preoccupa tanto di quello che è il benessere della popolazione, quanto soprattutto di quello che è la forza che ogni Stato in sé può avere, soprattutto per quanto riguarda il possesso del denaro liquido. Ecco perché la politica in quel periodo come dire, guarda in maniera molto attenta a quelli che sono i risvolti dell'economia, perché in questo periodo direi chi comanda è il denaro liquido. Quindi una caratteristica, un elemento che va ad influire anche su quelli che sono i rapporti economici tra le diverse nazioni. Chiaramente per essere padroni di una enorme quantità di denaro liquido ci si preoccupa molto di più delle esportazioni e invece molto meno delle importazioni. Si in un certo senso si bloccano, si tentano di limitare quelle che sono le importazioni producendo dei forti dazi, pubblicando dei forti dazi, ma soprattutto prevedendo dei forti inasprimenti fiscali. Tutto ciò chiaramente è frutto anche in questo campo del cosiddetto privilegio che va, permettetemi l'affermazione, cioè va a rovina del popolo, se così possiamo dire, ma va soprattutto ad affermazioni economica di nobili e monarchi. Ad una vera e propria opulenza della corte, da questo punto di vista, corrisponde in questo periodo un vero e proprio aumento della povertà. E quindi cominciamo a concludere, cominciamo un po' a tirare le somme su quello che è il concetto che abbiamo in maniera, direi, seppur in maniera molto sintetica, cercato di analizzare quest'oggi. Tra 600 e gli inizi dell'Ottocento, ecco, così come vi dicevo all'inizio, è possibile individuare almeno tre diverse tipologie di assolutismo, o perlomeno tra 600 e inizio 800 è possibile dare almeno tre definizioni di assolutismo. Esiste una prima fase che è identificabile con il periodo di Luigi XIV, quando lo Stato è proprietà del sovrano, che possiamo definire come assolutismo puro. C'è una seconda fase, e questa è una fase tipicamente settecentesca, cioè il cosiddetto dispotismo illuminato, quando pur ancora in assenza di una vera e propria libertà politica per i sudditi, lo stesso monarca, direi, si preoccupa in un certo senso di mettere su delle vere e proprie riforme, direi strizzando l'occhio, se così possiamo dire, ad avere una certa cura per i propri sudditi. Una terza fase dell'assolutismo è quello che caratterizza i primi anni dell'Ottocento. Siamo naturalmente nel pieno della Restaurazione, e da questo punto di vista la terza tipologia di assolutismo non è altro che una sintesi tra l'assolutismo puro di Luigi XIV e il dispotismo illuminato del Settecento. Chiaramente un assolutismo che ha delle forti connessioni con quella che è la realtà della Chiesa sul territorio europeo. Ma per tutto questo vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.